il primo quintetto stagionale di coach Max Menetti, che fa il nuovo esordio sulla panchina biancorossa, è composto da Andrea Cinciarini, con in cabina di regia con lui Michele Vitali e Sakara Nim negli esterni, nei triovers, e Momo Diouf invece sotto canestro. Risponde la Vanoli con il numero 1 Gallo, il numero 11 De Negri, il numero 3 Jalen Cannon, già visto l'anno scorso a Tortone, il numero 5 Alibegovic, fratello della Alibegovic che gioca alla Virtus Bologna, giocatore che ha costruito una carriera molto importante in Serie 2, col numero 00 Pole Bois, che è un po' stata la stella del mercato, acquisto italiano più importante al mercato di Cremona, giocatore che aveva prospettiva addirittura NBA, poi si è un po' perso e Cremona lo vuole rilanciare. Primo possesso conquistato da Michele Vitali e dalla sua 1 Hotels Reggio Emilia, che va quindi a gestire la prima attacco dell'incontro, con Sakara Nim che esce, gioca pick and roll con Diouf, si butta dentro a Nim, si gira, prova a servire Diouf, non riesce, torna fuori da Cinciarini, che andrà a giocare pick and roll proprio con il lungo Reggiano, che riceve dalle tacche, prende il suo classico tiro dalla media e segna i primi due della partita per Momo Diouf, che ha lavorato tutta estate per farsi trovare pronto dopo l'infortunio, quella tormentata una passata stagione, e ci auguriamo veramente che sia la volta buona per vederlo al 100% della forma. Pole Eboa dall'altra parte ci mostra subito tutto il suo potenziale con una bomba che di solito non ha nel suo repertorio, ma che sicuramente su cui ha lavorato tanto. Il talento di questo ragazzo è veramente sotto gli occhi di tutti, se trova un po' di continuità può essere un crack per la Serie 2. Ma tornando a Reggio c'è Cinciarini che torna ancora da Diouf, che torna dal suo playmaker, pick and roll tra i due. Ultimi 6 secondi di 24, Rivers libero da 3 punti, prende, tira e segna con l'aiuto del ferro. Nate Rivers, giocatore di più di 2,10 m di altezza, ma con una mano delicatissima che gli permette di segnare anche e soprattutto con grande continuità dalla lunga distanza, come avete visto. Quindi un'arma importante sicuramente quella di Rivers col tiro da fuori. Alibegovic è tiratore anche lui, prende il tiro e sbaglia, e rimbalza di Michele Vitali. Vediamo il nuovo acquisto biancorosso che prova a correre oltre la metà campo, poi si ferma, va da Rivers che gliela riconsegna. Vitali finta il tiro, post passo per Diouf, vediamo se attacca Bois, no, prova l'alto basso con lo stesso Rivers che subisce il fallo, e Andrea Lunetta con 2 tiri liberi. Non abbiamo detto che sono gli arbitri di questa sera, e cioè Alessandro Tirozzi, Francesco Terranova ed Edoardo Ugolini, pre-season anche per loro ovviamente, fischetti che si allenano e riscaldano anche loro in questa prima amichevole, che è una delle primissime di tutto il repertorio della Serie A italiana. Ha giocato ieri Trieste, per esempio, le altre ancora non hanno giocato amichevoli. Rimessa di Cinciarini per Anim, che torna fuori da Diouf, molto cercato in questo inizio anche in appoggio Momo Diouf. Cinciarini è già un punto di riferimento, ma questo lo sappiamo bene, e grande schiacciata di Momo Diouf in testa a tutta la difesa su un bel assist del capitano. Sì, perché Cinciarini è già stato nominato capitano di questa 1 test. Dall'altra parte Gallo contro di lui Anim. Gallo è un giocatore molto interessante che ha fatto parte anche delle spedizioni giovanili in questa estate. Qua però subisce la fisicità di Anim. Cinciarini recupera palla, va proprio in transizione da Sakar, che vede Vitali libero in angolo. Sbaglia Michele Vitali il tiro su cui ha costruito, diciamo, una carriera, visto che lui è tiratore mortifero. Poi c'è un problema alla spalla per Pole Bois, che gli arbitri vedono subito e interrompono il gioco. Vediamo se si va alla sostituzione del giocatore della Vanoli. Sì, è così, dentro Mobio per Bois. Vediamo se è solo una botta la sua o un problema, che ci auguriamo ovviamente non sia grave. 7-3 il punteggio per la 1 Hotels, ve lo ricorderò frequentemente ovviamente. Mancano 7 minuti e mezzo alla fine del primo quarto di gara. Infrazione di 8 secondi della Vanoli e possesso che torna alla 1 Hotels. Qualche cambio per la Vanoli, entra dentro Carotti, che è anche capitano in pectore di questa Vanoli, intanto che Pecchia non tornerà dall'infortunio, ed entra Carotti, appunto, dicevamo, che ha anche vinto il campionato dell'anno scorso di Serie 2 con la formazione di Verona. Cinciarini, pick and roll con Diouf, tiro da 3 punti per il Cincia, solo rete. Beh, che dire, partito molto carico Andrea Cinciarini,
sia in fase di assistenza che in fase realizzativa, ma stiamo parlando di un giocatore, mentre la palla è di Cremona, Nim è vicino al recupero, un giocatore che ha lavorato tutta estate, lo avrete visto sui social, si fa trovare prontissimo anche a 36 anni. 10-3 Reggio, rimessa sull'asse De Negri Carotti per la Vanoli, Carotti si butta dentro, va in angolo per il tiro da tre punti di Mobbio che ha sbagliato, Cinciarini va a rimbalzo, ritorna bene Cremona in difesa, Cremona allenata da Demi Scavino, allenatore ovviamente un veterano della panchina, delle panchine di Serie 1 e Serie 2, l'allenatore bolognese di Castel San Pietro per la precisione, Riuvers consegnato per Anim, 10 secondi al fine 24, Anim fino in fondo con la sinistra a segnare due bei punti in penetrazione, dimostrando di essere giocatore anche di grande atletismo ed è ovviamente una delle sue principali qualità, questa grande capacità di arrivare al ferro. Primo time out dell'incontro, il punteggio dovrebbe essere di 12-3 per i biancorossi, se non vado errato è quello che viene aggiornato in questo momento, con già 4 punti di Uff, 3 di Cinciarini, 3 di Riuvers e 2 di Anim, 4 giocatori già a segno, manca solo Vitali del quintetto biancorosso, ma insomma una test che è partita molto forte in difesa, abbiamo visto con grande aggressività e anche con ottime percentuali in attacco, poi come spesso accade in queste partite ovviamente di prestagione ci sono delle fasi di grande intensità, delle fasi ovviamente di grandi errori, ma questo è normale, fa parte del percorso di avvicinamento al campionato di tutte le squadre. Uno test che proseguirà poi a Brunico il primo di settembre, la sua prestagione con una sfida dal sapore di Eurolega contro il Bayern Monaco, e poi tornerà invece in provincia reggiana domenica prossima alle 19 contro Tortona al Palasport di Scandiano, in un'altra sfida che immagino sarà condita da un'ottima cornice di pubblica come quella di stasera al Pala Giovannetti, che è veramente tutto esaurito in ogni ordine di posto, e questo ci fa molto molto piacere perché la voglia di basket in provincia è veramente tanta, e poi tra poco inizierà anche la campagna abbonamenti e lì vedremo la vera risposta del pubblico reggiano. Il 12 di settembre avvia la campagna abbonamenti. Sarebbe molto cavino quel suo perché avevano lasciato Carotti da solo contro il pressing di Anime e Cinciarini, che stanno asfissiando la difesa avversaria in questo inizio con grande fisicità, anche con dei raddoppi a metà campo, anche perché immagino che Menetti vorrà il massimo dai suoi in quei minuti che giocano in campo, e poi andrà con delle rotazioni molto ampie, quindi darà possibilità e minutaggio elevato a tutti i suoi componenti dell'organico. Ali Begovic va da Cannon, giocatore di grande affidabilità ed esperienza, in A2 ancora più che in A1, bella palla per De Negri che va a segnare i primi due della sua partita con un tiro dalla media che l'ex Ravenna Casale Monferrato ha sicuramente nel suo repertorio. Cinciarini per Vitali, un po' in ritardo Ali Begovic, allora Vitali prova ad andare fino in fondo e subisce il fallo della difesa cremonese, secondo fallo di Cremona, ancora 0 falli a Reggio in questo inizio di partita finora. Rimessa da sotto canestro per la formazione reggiana, è sempre Cinciarini ad occuparsi delle rimesse, uscita dai blocchi dei vari esterni, ma riceve Diouf in punta e torna al suo playmaker e gli va anche a portare un blocco. 8 secondi lo scade 24, palla per Vitali che riceve con un po' di difficoltà, va da Nim che dovrà forzare allo scadere dei 24, lo fa con lo step back e sbaglia, lotta Diouf ma controlla Carotti che prova a spingere un po' in transizione, prende posizione Mobbio in post basso su contro di lui Riuvers, ecco Mobbio che riceve, però la palla è difficile per De Negri che con un po' di fortuna la riceve, poi come in precedenza segna un altro canestro uguale identico a prima che gli va il quarto punto personale. 12-7 il vantaggio della 1 Test quando stiamo avvicinandoci alla metà del primo quarto di gara. Cinciarini per Anim, tiro da tre punti subito per Sakar, dentro fuori ancora De Negri, subito sotto per Mobbio, Riuvers sta bene con lui, palla torna De Negri, gliela tocca Cinciarini, l'ultimo a toccarla è proprio il playmaker della Vanoli, e allora possesso che torna alla formazione reggiana, fuori Vitali, dentro Gabriele Stefanini, primo esordio dalla panchina, anche quello di Gabriele Stefanini che in realtà è un ritorno in biancorosso perché lui ha giocato nei giovanili reggiani, lui che è di Bologna, prima di fare una bella esperienza negli Stati Uniti, prima a Columbia e poi a San Francisco,
mentre Anim e Cinciarini provano ad affinare la loro intesa, che sembra comunque già buona, anche se Anim sbaglia un canestro a un palmo dal bersaglio lamentando anche un contatto, dicevo, di Stefanini, grande curiosità per il suo esordio da professionista, perché a tutti gli effetti lo è dopo l'esperienza collegiale culminata col torneo NCAA l'anno scorso. Eccolo, subito un recupero per Stefanini, che poi prova a correre in contropiede, va fino in fondo e segna con grande personalità i primi due punti da professionista in carriera, così possiamo dire, anche se l'esordio vero lo aveva già fatto in realtà in finale scudetto proprio con la pallacanestro reggiana, quando era poco più che quindicenne, per pochi istanti. Mobbio riceve, bravo Riuvers col corpo due volte, possesso che torna a Reggio, che sta facendo un buon lavoro in difesa con i suoi lunghi. Cinciarini in transizione si ferma, arriva Riuvers per il pick and roll, riceve Riuvers, la palla torna fuori da Diouf, che vuol far ricevere Anim. Palla toccata col piede dalla difesa di Cremona. C'è un altro paio di cambi da una parte all'altra. Intanto torna Bois, seppur con una fasciatura alla spalla, questo ci fa piacere, vuol dire che non è niente di grave. Poi fuori Riuvers, dentro Crampeli, che è un altro degli aggregati biancorossi, ragazzo sloveno, che anche lui ha avuto un'esperienza collegiale e l'anno scorso ha giocato in G League. E poi è entrato anche Cipolla, anche se guardavo lo schieramento reggiano con quattro piccoli, vediamo se Manetti l'ho fatto apposta oppure è stato un errore nel chiamare i cambi dei giocatori che non si sono capiti. In realtà comunque dentro anche Alessandro Cipolla, dicevamo che tanto arriva la bomba di Carotti e time out di Manetti. Dicevamo dentro che Cipolla, che ha avuto un'esperienza in prestito in questi ultimi anni in A2 a farsi le ossa, ha giocato a Treviglio, ha giocato all'Urania Milano, giocando minuti importanti in serie A2. 14-10 punteggio, 3 minuti e 56 al termine di questo primo quarto di gara. Divertente finora, frizzante, ma soprattutto costellato da grande curiosità di vedere all'opera per la prima volta i biancorossi in questa splendida cornice di pubblico che è il Pala Giovannelli. Sentiamo fin qua le urla di Manetti dal time out. Manetti molto carico e motivato, non avevamo dubbi ovviamente. Uno staff tecnico suo anche rinnovato, che è orfano in questo momento di Federico Fucà, che è impegnato con la nazionale italiana al fianco del CT Gianmarco Pozzecco, adesso nelle qualificazioni mondiali e poi ad Eurobasket. Al suo posto è stato aggregato Marco Rossetti, che è uno degli allenatori del settore giovanile biancorosso, per questo ritiro. Con lui Marco Esposito, arrivato dall'Olimpia Milano, e anche Giuseppe Mangone sulla nuova veste di Players Development Coach, altro innesto importante di uno staff tecnico di altissimo livello. Cipolla e Riuvers insieme a Stefanini, Anim e Crampeli per la pallacanestro reggiana. Carotti, De Negri, è entrato Lacy. E Riuvers intanto ha un canestro facile facile e va a schiacciare col fallo di Ebua, con una Cremona che voleva pressare ma si è un po' fatta cogliere impreparata da questo passaggio che ha saltato la prima linea del pressing di Stefanini, dalla rimessa direttamente a Cipolla, che poi ha servito molto bene a Riuvers, che in fuorigioco, diciamo così, è andato a schiacciare con anche il fallo. Dicevo, Ebua e Cannon, i due lunghi di Cremona, piccoli con Lacy e Carotti a completare il quintetto, e Riuvers avrà un libero supplementare che va a segnare. Dentro anche un altro giovane dalle belle speranze al posto di Riuvers, cioè Momo Faye in casa biancorossa, ragazzo classe 2005, lungo, che va subito con le sue manoni a propiziare un recupero che arriva in casa biancorossa, ragazzo che ha fatto molto bene alla scorsa Next Gen e che sicuramente è un altro di quei giovani davvero interessanti del vivaio reggiano, ormai siamo abituati a vederli tutti gli anni. Fuori Anim, applausi per lui, dentro un altro aggregato in classe 2004, Emanuele Adeola, altro giocatore dalla fisicità sicuramente molto importante, reduce da un campionato
a Crema in Serie B ed ha aggregato anche lui a questo ritiro. Cipolla e Stefanini in cabina regia per Reggio, che ovviamente adesso è un quintetto molto giovane, di fatto under a quasi tutti gli effetti. Che Stefanini prova a prendere in mano col palleggio del tiro che non va, contropiede con la schiacciata di Eboa. 17-12 era arrivato al più 7 Reggio. Stefanini fuori per Adeola che ferma il palleggio, torna da Cipolla, pick and roll con Fayet, attacca Cipolla, va da Crampeli che ribalta per Adeola, palla per Stefanini, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, dovrà forzare Stefanini, prende un buon tiro ma lo sbaglia per come se l'era costruito sicuramente. Transizione con Carotti, la palla appoggiata a Cannon in punta e va da Lesi, l'ex Udine prova ad attaccare proprio Stefanini facendo sentire il fisico e Boa la mette per terra contro Fayet, subisce un fallo, è solo il primo fallo della partita reggiana, fallo di Crampeli. Dicevamo, questo ragazzo classe 95 aggregato, rimessa Cremona da sotto il canestro, tornato Mobio in campo anche per Lavanoli. Taglio sotto di Piccoli, la difesa reggiana qua soffre, si va a segnare due punti facili facili. Piccoli 17-14, due minuti e mezzo al termine del primo quarto. Crampeli fuori per Cipolla, pick and roll tra i due, palla ribaltata in angolo per Boa che attacca, torna fuori da Cipolla che prende il tiro da tre punti cortissimo e Boa però lo raccoglie. Reggio doveva tirare perché mancano 4 secondi, 3 secondi e Boa prende, scusate, Adeola ovviamente, parlavano di lui, prende il tiro forzato all'ultimo allo sbaglio e poi Cipolla ferma la transizione con il fallo. Alessandro Cipolla, primo fallo per lui. Rimessa Vanoli. Rimessa Vanoli, 2 minuti e 5 secondi al termine del primo quarto, 17-14 per la 1 Tels. Carotti fuori per Lessi che si butta dentro, torna fuori da Carotti che è tiratore da tre punti e dentro fuori. Crampeli subisce il fallo di Mobio quando aveva preso il rimbalzo, entra ora in bonus la formazione cremonese, quindi ci saranno liberi ma dalla prossima occasione. Reggio adesso è un quintetto estremamente sperimentale con un 2004, un 2005, un 2000, un 99 e Crampeli che è un 95, ma è un giocatore che non ha mai giocato ovviamente in bianco rosso ed è un aggregato al ritiro, quindi insomma ovviamente è più facile vedere qualche errore con questo quintetto, però è anche da qui che si parte per imparare e per crescere. Stefanini fuori per Fayet, 7 secondi, schede 24, ancora Stefanini attacca, vede il taglio di Cipolla che riceve, va su e questa è una bella azione sull'asse Stefanini-Cipolla, primi due per Cipolla e poi sono anche i due giocatori un po' più esperti, un po' più trattatori di palla di questo quintetto, quindi è giusto che prendano loro responsabilità. Mobio sotto, c'è un fallo della difesa che lo manderà in lunetta con due tiri liberi. Quando manca un minuto e 12 secondi, vediamo se è dato azione di tiro o no questa di... questa di Mobio, direi proprio di sì, infatti in lunetta... Joseph Mobio, giocatore classe 98, ivoriano di genitori ma italiano di nascita, Stella Azzurra, Perugia, Capodorlando, Udine, poi l'anno scorso è iniziato a Tortone in A1 per poi rescindere e andare a Scafati in A2 dove ha chiuso con 6, quasi 7 punti di media con 4 rimbalzi, in una squadra che ha vinto il campionato, ha vinto i playoff per andare in A1 e Cremona ha fatto un mercato importante prendendo giocatori dalla A1 come ad esempio Eboa, ha preso giocatori che hanno vinto la 2 come ad esempio Carotti e Mobio e giocatori che hanno giocato la finale di A2 come ad esempio Lessi, quindi insomma le ambizioni della Vanoli sono tutte lì da vedere. Cipolla, bella palla per Crampeli in angolo da tre punti, sbaglia ma questo è un ottimo tiro, infatti Stefanini guadagna il rimbalzo e si appoggia al ferro con un tiro morbido che viene accolto dai ferri di Castelnuovo Monti con il 21-16 per la 1 Tels a 35 secondi al termine di questo primo quarto.
Carotti ferma il palleggio, va da Mobio, prova l'alto basso con Buà e Mobio, scusate, altro fallo di Stefanini che nel cambio difensivo si è trovato costretto a spendere il fallo. A spendere questo fallo, perché sarebbe stato una schiacciata facile per i suoi. E adesso ancora due liberi. Torna in campo Michele Vitali. Fuori Fayet. Quintetto reggiano quindi adesso, che vedrà Deola da numero 4, immagino, con Vitali, Cipolle e Stefanini dagli esterni insieme a Crampelli. Mobile Lunetta continua a segnare, terzo punto consecutivo dalla lunetta del giocatore di origine ivoriana. Due su due per lui. 26 secondi, quindi un possesso lungo per la Unotels, praticamente andrà fino in fondo, poi resteranno scampoli di cronometro per Lavanoli. Aspetta Cipolla, arriverà un blocco di Crampelli, esce anche Vitali dai blocchi e la palla per Crampelli non era male, ma Martin non l'ha vista, perlomeno l'ha vista ma troppo in ritardo. 7 secondi e 9 decimi per finire il primo quarto. Possesso Cremona. Gallo contro Stefanini, in difficoltà Gallo, quasi butta via la palla, poi finisce il quarto con Cavina che si va un po' a lamentare con il tavolo perché probabilmente il cronometro è partito un po' in anticipo, perché dovevano essere 7 secondi, sono stati 3 o 4 in realtà. Vabbè, errori che ci stanno nel precampionato, figuriamoci. 21-18, termina così il primo quarto di questa prima amichevole stagionale. 21-18 dei primi 10 minuti, torna in campo le squadre. Allora, quintetti per Reggio: Cinciarini, Stefanini, Vitali, Riuvers, Crampelli. Per Cremona: Gallo, Lacy, Piccoli, Zie, che è un ragazzo molto interessante, viene dalla Stella Azzurra, lo vedete col numero 39, per lui un fisico enorme, 2,13 di altezza, e con lui Mobio che è rimasto in campo. Dai, vai tra Lacy e Piccoli. Lacy attacca, palleggio, arresto, tiro facile facile segnato per Trevor Lacy, primi due punti per un altro giocatore che ha avuto una carriera veramente di altissimo livello, che l'anno scorso Udine ha dimostrato come in A2 la 2 gli stia stretta. Vitali fuori per Stefanini, torna da Vitali, dimenticato dalla difesa cremonese, tre punti in banca questi per Michele Vitali, sono i primi tre della sua partita, quindi i primi tre anche in bianco rosso per lui. 24-20 il punteggio. Lei si gioca a pick and roll con Mobio che riceve, forse commette passi, però alla fine arriva lo scarico per Gallo per il tiro da tre punti che è sbagliato, il rimbalzo di Crampelli, prova a correre un po' Stefanini che va da Cinciarini, ma Cremona è tornata bene. Allora Reggio va all'azione manovrata con il suo playmaker che attacca la linea di fondo, si ferma, vede il taglio di Stefanini che va in angolo molto bene da Michele Vitali, altri tre per Vitali, e inizia nel segno del nuovo acquisto dell'ex Venezia, giocatore che ha giocato anche le Olimpiadi, quindi insomma davvero poco bisogno di presentazioni. Questo secondo quarto, Cinciarini in contropiede fino in fondo, si ferma, gliela toccano, torna fuori da Rivers che va da Andrea, pick and roll tra i due, il Cincia ferma il palleggio, va sotto da Rivers che prende il tiro appoggiandosi al tabellone, segna l'ottavo punto della sua partita. È un parziale di 8-0 quello biancorosso, che costringe al time out Demi Scavina, perché Reggio vola al più 9, che credo, occhio e croce, sia il massimo vantaggio della sua serata finora, a memoria perlomeno. 29-20. Dicevamo di Michele Vitali, 38 presenze, 239 punti segnati in nazionale per il classe 91, giocatore insomma che abbiamo visto da avversario davvero innumerevoli volte.
l'anno scorso con Venezia, ma anche con la maglia della Virtus Bologna, di cui ovviamente è prodotto del settore giovanile, tra l'altro allenato da quel Giordano Consolini che adesso allena le giovanili biancorosse, poi anche a Brescia ad esempio, ed è un giocatore che ha fatto anche esperienza all'estero, tra i primi italiani a farle, anche adesso una cosa che si fa molto più spesso, prima ad Andorra e poi a Bamberg. Giocando in entrambi i casi la Champions League, l'Eurocup e poi la Champions League, insomma, competizione la Champions League che farà quest'anno anche la pallacanestro reggiana, su cui ovviamente c'è grande attesa anche da questo punto di vista, perché il livello degli avversari si alza ulteriormente dopo la splendida cavalcata in FIBA Eurocup terminata in finale l'anno scorso, che tutti ci ricordiamo, la competitività si alza ancora quest'anno per la BCL. Tornano in campo le squadre dopo il time out. Sempre pressing a tutto campo per la Uno Tels in questa prima parte di gara, di fatto con anche spesso dei raddoppi a provare a rubare qualche pallone, come adesso vedete Riuver stava per fare su Gallo, che se ne è liberato in tempo. Riceve ancora la palla il 2004 di Cremona, va da Mobio che cerca e trova Piccoli, l'ex San Severo va da Cannon in post passo contro Crampelli, fa spallate, Cannon prende il tiro buttandosi indietro e sbaglia. Rimbalzo toccato da Cinciarini ma controllato molto bene, devo dire, da Mobio, che poi ha un po' di difficoltà a liberarsi del pallone. Poi Stefanini commette un fallo di generosità andando a provare l'anticipo su Piccoli. Torna Nim per Stefanini, che si prende però un bel numero di applausi, perché ha fatto in effetti una bella impressione in questo inizio. Torna anche Momo Diouf per Crampelli, uscito dai blocchi per Gallo che va da Lessi. 29-20 il vantaggio reggiano, palla però nelle mani di Cremona. Lessi prova una palla per Cannon molto difficile, che infatti il lungo ex Tortona non riesce a controllare, e la palla torna in mano alla Uno Tels con Vitali, che consegna il pallone nelle mani di Cinciarini, che questa volta va un po' più con calma a gestire il cronometro. Picarol del Cincia con Diouf, non si libera nessuno, allora si va da Animi in un blocco in allontanamento, bella palla sotto per Juvers, che mostra di avere anche il sinistro a disposizione, non solo il destro, e segna il decimo punto della sua partita. Davvero giocatore con una tecnica e delle mani notevoli, Nate Juvers, l'abbiamo già visto in questi pochi istanti di gara. Cannon riceve, si va da Lessi, ecco il pick and roll tra i due, Lessi attacca in uno contro uno contro Cinciarini, tiro stando in aria un'eternità ma sbagliato, e allora il rimbalzo è proprio del capitano reggiano, che poi va da Riuvers, che vede Anime libero da tre punti, prende il tiro Sakar, sbagliato, applausi però per lui. Massimo vantaggio intanto pareggio sul 31-20, e Cannon di là con Piccoli che riceve, si appoggia a Mobbio, la palla torna a Lessi, ancora il pick and roll di Lessi che va fuori da Cannon, addirittura da tre punti, Jalen Cannon è, ha ragione lui, e mette la bomba. Benetti ne approfitta e chiama un altro timeout per parlarci su 31-23, 6 minuti e 33 al termine del primo tempo. Primo tempo divertente, frizzante, tutto sommato anche con buone percentuali. È vero, abbiamo visto qualche errore, abbiamo visto qualche palla persa, ma non dimentichiamoci che queste squadre hanno iniziato di fatto settimana scorsa la loro stagione. Cremona il 18 di agosto, Reggio il 19, parlo di primi allenamenti, quindi figuriamoci, queste sono le primissime sensazioni che si raccolgono alla fine del ritiro. In realtà la Vanoli poi tornerà in ritiro in Trentino, Reggio invece tornerà in città per allenarsi e viaggiare in questo precampionato che vi abbiamo detto in parte, dopo le gare di Brunico del primo di settembre contro il Bayern e di Scandiano domenica prossima per la partita contro Tortona, si andrà a giocare a Verona, poi ci sarà una trasferta a Rovigo infrasettimanale contro Treviso, poi una partita a Lecce contro Brindisi
il 17 di settembre, poi si chiuderà con il torneo Bertolazzi a Parma, un impegno ormai classico della formazione reggiana, Memorial Matteo Bertolazzi, l'ultimo weekend prima dell'inizio del campionato, 24 e 25 di settembre. Il campionato inizia il 2 ottobre con la trasferta a Treviso, 4 poi si gioca con Bonn la prima di Champions League e poi l'esordio casalingo la domenica successiva contro Tortona, con finalmente il ritorno al Palabigi che tutti attendiamo con ansia. Cinciarini va da Diuffa, tiro dalla media per Momo che segna. Ormai questo tiro abbiamo visto che fa parte del suo repertorio, anche l'anno scorso prima di farsi male lo stava iniziando a segnare con grande continuità. Qua Reggio si dimentica di Cannon che va a schiacciare, è precampionato, errori che ci possono stare, anche se Max Menetti ovviamente non l'ha presa benissimo. 33 a 25 il punteggio. Anim riceve, prende il tiro da tre punti, vuole sbloccarsi a tutti i costi da tre Anim, ma stasera sta litigando col ferro, un giocatore che però può segnare a tre punti, l'anno scorso quasi 15 punti di media in Bundesliga per Sakara Anim, recupero di Rivers, Cinciarini in contropiede, Vitali libero anche lui da tre, però attende l'arrivo di Alibegovic che commette un fallo al limite diciamo con l'antisportivo, poi va subitissimo a scusarsi con il suo avversario. Fuori Rivers, dentro Faye. Dentro Carotti anche invece per quel che riguarda Cremona. 33-25 Michele Vitali, pick and roll con Diouf, si ferma, fa saltare il suo uomo, prende il tiro da tre punti, è corto ma prende anche rimbalzo Vitali. Va da Cinciarini che gioca il pick and roll con Diouf in questa seconda opportunità reggiana. Eccolo Cinza che si ferma, va sotto molto bene da Diouf che fa saltare la difesa, segna l'ottavo punto a sua partita. Bravo qua Diouf anche a far saltare. Poi vedremo all'intervallo quanti sono gli assist di Cinciarini, perché non ho le statistiche sotto mano ma a memoria me ne ricordo già numerosi. Sbaglia il tiro da tre punti Carotti, rimbalzo di Faye. Con calma andrà Cinciarini. Quando entriamo nella seconda metà di questo secondo quarto, più 10 Reggio, 35-25 Vitali attacca, va da Diouf da tre anche Momo, subisce il fallo di Cannon, Andrea Lunetta con tre tiri liberi addirittura Momo, che abbiamo visto con grande personalità prendersi il tiro da tre punti, un'arma che non ha ancora mostrato di avere in faretra, ma che visto la morbidezza con cui prende quel tiro dalla media non ci stupiamo se può mettere nel suo repertorio a breve Momo Diouf, che comunque non dimentichiamoci è un giocatore classe 2001, quindi ancora veramente tanto giovane, tanto promettente. Sbaglia il primo tiro libero Diouf, è entrato Cipolla per Cinciarini, quindi ricapitolando il quintetto Cipolla, Vitali, Anim, Faye e Diouf in campo per la 1 Tels. Cannon, Mobio, Alibegovic, Gallo e Carotti invece per la formazione di Cremona. Secondo giocatore a arrivare in doppia cifra, Diouf col 2 su 3 dalla lunetta, 10 per lui come 10 sono quelli di Rivers, i due lunghi titolari di Reggio. Penora top scorer dell'incontro. Vitali fa sentire il fisico a Carotti che appoggia ad Alibegovic che va da Gallo, pick and roll con Cannon. Bella partenza in palleggio di Mobio che prende il tiro dalla media, è sbagliato, però questa è una partenza da esterno puro. Rimbalzo di Diouf che va da Vitali, arriva Faye per il blocco, attacca Michele, bella palla per Faye che non la riceve per un pelo. E qua Cipolla bravo a toccare questa palla con Carotti, a recuperarla, la tiene in campo Anim, si tuffano tutti, grandi applausi per i biancorossi, la palla di Cremona, ma tutto il pubblico reggiano è in piedi, compresa la panchina, perché l'intensità è quella che vogliamo vedere ovviamente, queste azioni sono quelle che poi fanno molto piacere ai tifosi, maggior ragione se le fanno dei ragazzi giovani come in questo caso Alessandro Cipolla, classe 2000, comunque un giocatore che l'anno scorso giocava 22 minuti di media in A2 all'Urania Milano, quindi insomma anche un giocatore che ha già maturato un'esperienza importante in questi anni. Più 12 Reggio, 37-25, 4 minuti da giocare prima dell'intervallo lungo.
rimessa di Cremona con 24 secondi. Un po' più tranquilla adesso la difesa reggiana, che si cipolla a tutto campo su Carotti, che supera la metà campo. Consegnato di Gallo, che la riconsegna al suo playmaker ex Verona, che accende l'uscita di Alibegovic ai blocchi. Alibegovic gioca al pick and roll, Carotti sotto, palla difficile, toccata da due o tre mani, l'ultima di, forse anche qualche gamba, l'ultima di Momo Faye, che lascia quindi due secondi a giocare, direi. Vediamo quanto viene messo il cronometro. Fuori Vitali, dentro Stefanini, Menetti ovviamente allarga le rotazioni. Vediamo quanti secondi ci sono per la rimessa da Vanoli. 6 secondi. Carotti per Alibegovic, dovrà tirare Alibegovic, lo fa in errore, Cannon prende un bel rimbalzo, canestro e fallo di Jalen Cannon. Qua negli accoppiamenti era finito Diouf su Alibegovic, e quindi sotto canestro era un po' più debole a Reggio. Poi ovviamente Momo Faye fa quello che può, ma stiamo parlando di un ragazzo classe 2005 che adesso ha giocato solo nelle giovanili reggiane, dove tra l'altro era anche il più piccolo delle sue annate. Giusto che ovviamente in queste azioni di esperienza, di mestiere, soffra un po', però avete visto anche voi il telaio, tutto lì da vedere. Ottavo punto per Cannon, che sta salendo di colpi, giocatore che si vede poco ma dà tanto, tantissimo. Cipolla, Piccheroli in arrivo con Faye, attacca Cipolla, va da Anim, attacca e recupera la difesa, palleggio, arresto, tiro, torna a segnare Anim, che ha due gambe al fulmicotone. Avete visto la velocità del primo passo del giocatore del Minnesota. Bravo Diouf a anticipare, a recuperare il pallone, Anim in contropiede, eccola qua l'atletismo di Sakar Anim, che vuol far sognare i tifosi reggiani, che infatti si alzano e lo applaudono. State pronti, perché con Anim in contropiede ci sarà da divertirsi quest'anno. Non c'è time out, anche se le squadre erano già andate in panchina. C'è semplice rimessa da Vanoli. 41-28, 3 minuti da giocare in questo secondo quarto. 13 di vantaggio per Reggio, però palla nelle mani di Cremona con Davide De Negri, altro acquisto, altro volto nuovo della Vanoli, altro giocatore di esperienza in Serie A2. Alibegovic consegnato per Cannon, ancora Alibegovic attacca, buona difesa di Anima, palla torna a Carotti, Piccarol tra i due, fallo di Faye, che è uscito un po' troppo aggressivo, ma Reggio non è in bonus, quindi non ci saranno liberi, non è anche Cremona, solo due falli di squadra per entrambi. Fuori Diouf, dentro Crampelli, applausi per Momo Diouf, che sta piacendo al pubblico reggiano in queste primissime fasi. Carotti contro Cipolla, cambio accettato da Faye, che usa un po' troppo le mani e commette fallo. Infatti la prima cosa che gli va a dire Menetti, giustamente, anche qua pecca un po' di inesperienza, però che avere un lungo di quell'altezza che può cambiare sui blocchi è già, che ha quelle gambe soprattutto. Adeola in campo per Reggio la prossima opportunità, vediamo se gli arbitri concedono il cambio. Prima c'è un colloquio dell'arbitro, vedete sullo sfondo, con coach Cavina, ecco che arriva il cambio. Fuori Anim, Centellinati senior da coach Menetti, come normale che sia. In questi ultimi due minuti e mezzo di secondo quarto, 41-28, ferme palleggio Carotti, va da Alibegovic, che dovrà forzare lo scadere ai 24, però Crampelli commette un fallo un po' ingenuo che lo manderà in lunetta con due tiri liberi. Reggio non era in bonus, ma ha commesso tre falli nelle ultime tre azioni e adesso hanno tiri liberi. Si lamenta Crampelli con l'arbitro, però così, se non altro dalla mia visuale, sembrava un intervento, dai, se non altro al limite, dai, se non oltre. È il primo canestro di Alibegovic della partita, lui che è un giocatore abituato a viaggiare
a cifre importanti. L'anno scorso 14 punti di media in 34 minuti a partita con la maglia di Torino, dove ha giocato nelle ultime tre stagioni. Fallo adesso di Carotti. Come vi dicevo, anche Cremona lontana al bonus, Reggio c'è arrivata. Cremona un altro fallo a spendere, solo a 3. Cipolla per Fayet, anticipato forte, poi torna da Stefanini, prende il blocco, si butta dentro, va proprio da Fayet che fa saltare un po' tutti e subisce il fallo. Nanetti un po' si lamenta perché in effetti era un fallo, non volontario assolutamente, ma un po' pericoloso quello di Cannon. Andrea Lonetta con due liberi, comunque fai dopo il time out che chiama la Vanoli Cremona con 2 minuti esatti da giocare prima di arrivare all'intervallo lungo di questa prima amichevole stagionale della 1 Tessera Reggio Emilia, che è avanti 41-30 sul parquet del Palasport di Castelnuovo Monti, Learco Giovannelli in questa prima amichevole appunto stagionale. Tabellini finora in doppia cifra di Uffe e Riuvers con 10 punti, sono 6 di Anim, 2 di Cipolla, 6 anche per Vitali, 4 di Stefanini, 3 di Cincerini. Per Cremona 5 punti di Eboa, 8 di Cannon, 2 di Alibegovic, 3 per Carotti, 4 per De Negri, 2 a testa per Lessi Piccoli e 4 per Mobio. Sono già 8 giocatori a referto che hanno segnato per Cremona, di quelli entrati non ha segnato Gallo e Nzie, che ha giocato pochi istanti. Per quel che riguarda la Unotes, 7 giocatori che hanno segnato, da quelli entrati Crampli, Adeo, Lefaie ancora a secco. Non abbiamo visto ancora Mirko Gloria, che è un altro degli aggregati al ritiro reggiano, giocatore l'anno scorso, giocava in Serie 2 a Iesi, in Serie B scusate, a Iesi. Lungo, vediamo se nel secondo tempo, poi lo vedremo. Vediamo Fayet Lunetta, la sua tecnica di tiro, diciamo curiosa, praticamente con una mano. Sbaglia il primo tiro libero, Fayet, ne avrà un altro a disposizione. Ricordiamo, giocatore classe 2005, quindi 17 anni ancora da compiere per lui. Uno su due, primo punto per lui. Dovrebbe essere 42-30 il punteggio per la 1 Tessa, infatti è così. Alibegovic fino in fondo, proprio contro Fayet, prova a fare a spallate, ne esce Fayet, lui con la palla in mano molto bene, poi si ferma, cerca il playmaker, lo trova adesso Cipolla. Ecco il picarol di Cipolla, palla sotto per Fayet, un po' bassa e non riesce a riceverla bene il lungo reggiano, allora di là Carotti tacca fino in fondo, scarica per Mobio, la palla resta lì, torna nelle mani di Carotti che torna fuori, va da Libegovic. 8 secondi ancora per Cremona, Reggio cambia sui blocchi, Crampli contro Libegovic che lo batte, poi la palla gli torna in mano per l'ennesima volta, alla fine Carotti dà 3 punti allo scadere dei 24. Classica azione che finisce sempre con un canestro questa. 42-33 e time out 1 Tessa, 40 secondi dal termine del primo tempo. Giustamente gli allenatori guardano, usano anche tutti i time out a disposizione. Ho visto Menetti che richiamava Cinciarini, vediamo se rimette il suo capitano per questi ultimi 40 secondi, gli ultimi due possessi, una per parte di fatto di questa prima parte di gara. Ricordiamo campagna abbonamenti reggiana che verrà presentata il 9 di settembre ed inizierà la sua vendita il 12, come da tradizione la pallacanestro reggiana aspetta le ultime 3 settimane prima dell'esordio per lanciare la propria campagna abbonamenti e concentrarla quindi in queste 3 settimane che andranno appunto dal 12 settembre, in realtà è un mese perché fino alla vigilia della prima casalinga, quindi
fino al 7 di ottobre e tutti i dettagli verranno poi illustrati. Dicevamo, è una campagna abbonamenti importante perché dopo 2 anni di esilio forzato a Bologna, seppur in un impianto fantastico come la Unipol Arena, si torna al Palabigi di Reggio Emilia rinnovato dopo i lavori di restyling, che vedranno quindi un nuovo parquet, un nuovo controsoffitto, delle nuove luci, un nuovo impianto di illuminazione, questo per quel che riguarda la parte sopra, ma poi soprattutto per tutta quella la parte che non si vede, diciamo, dal pubblico, la parte sotto degli spogliatoi, tutto completamente rifatto e rinnovato. È tornato in effetti Cinciarini in campo con lui, Cipolla, Deola, Crampelli e Fayet. Ecco Cipolla che riceve pick and roll, torna a Cinciarini che gioca pick and roll con Fayet, attacca il Cincia, si ferma sotto da Fayet che sbaglia da un palmo al bersaglio, una bella palla del capitano. Ultimi 15 secondi con Reggio sul più 9, palla in mani di Cremona che con Carotti va a giocare fino all'ultimo secondo, 8 secondi, 7 secondi. Carotti liberissimo da 3 punti, altra bomba per il capitano della Vanoli e finisce così il secondo quarto di gioco, 42 a 36 il vantaggio della Unotels. E rieccoci per il secondo tempo di Unotels Vanoli Cremona, si ricomincia sul 42 a 36 per i padroni di casa dopo 20 minuti divertenti, dove Reggio ovviamente ha alternato alti e bassi, ma fatto divertire il pubblico che ha colto numeroso, stipando in ogni ordine di posto il pala giovane di Castelnuovo Monti. Dicevamo, un po' di statistiche per la Unotels: 6 punti per Anim, 10 punti con un rimbalzo e 4-5 al campo per Reuvers, 2 punti per Cipolla, 1 punto per Fayet, 6 punti per Michele Vitali, 4 per Stefanini con 3 assist, 3 per Cinciarini con 6 assist e 3 rimbalzi, 10 punti anche per Diouf. Per Cremona ci sono 9 di Carotti, 5 di Bua, 8 di Cannon, 2 di Alibegovic, 4 di De Negri, 2 di Lessi, 2 di Piccoli e 4 di Mobio. Entrambe squadre hanno tirato bene al campo, 54% Reggio, 52% Cremona. 5 su 12 da 3 anche per la Vanoli, in partita sicuramente con le percentuali dalla lunga distanza. Tutto pronto per riprendere nel quintetto reggiano, che è lo stesso che ha iniziato la partita, con Cinciarini, Anim, Vitali, Diouf e Reuvers, dall'altra parte De Negri, Alibegovic e Bua, Lessi e Cannon. Possesso reggiano che riparte con il 42-36 che l'ha vista concludere la prima metà di gara in vantaggio. Diouf riceve, prende il tiro dalla media distanza, ormai in automatico questo tiro di Momo Diouf, 12 i suoi punti, sicuramente tra i più positivi, top scorer finora dell'incontro Momo Diouf, che ora va anche a provare l'anticipo franando sulla prima fila proprio dove c'è la dirigenza biancorossa seduta. Però mi ha fatto piacere vederlo così attivo, Momo Diouf che ha fatto un'estate di lavoro intenso, intensissimo, per farsi trovare pronto. Lessi con la rimessa, riceve Alibegovic e torna da Lessi, in arrivo Bua per il pick and roll, passa con lui Anim, Lessi va da De Negri, 6 secondi allo scadere 24, De Negri cerca e trova Alibegovic che fa saltare Diouf, palleggia, arresto, tiro, molto ben fatto allo scadere dei 24. Bel canestro di Alibegovic, giocatore che ha talento e punti nelle mani da sempre. Cinciarini va da Vitali, Piccarola ancora con Diouf, attacca Vitali, terzo tempo sotto per il taglio di Reuvers che deve tornare fuori da Anim, che però nel frattempo è andato in angolo, i due non si capiscono. Palla persa per Reggio. È solo la quinta persa della partita reggiana, 10 finora quelle di Cremona. Adesso Lessi agisce da playmaker, cerca e trova Cannon.
palla per De Negri, sceglie dei blocchi, gioca due con Bua che riceve dalla linea di tiro libero, va da Libegovic che prende il tiro a tre punti, lo sbaglia, rimbalzo di Rivers e Anim, prova a guidare lui la transizione, qui vince il fallo di Libegovic che vuole fermare la transizione e lo fa fallosamente con esperienza. Rimessa Reggiano, 8-38 al termine del terzo quarto, 44-38 per la 1 Tels di Uffe. Trova Cinciarini, Piccarola ancora con di Uffe. Prende il tiro a tre punti nascondendosi dietro i blocchi, Cincia lo sbaglia, Nim lotta due volte, tre volte, di Uffe si tuffa e Vitali la recupera, però poi alla fine la palla è di Cremona perché Vitali commette fallo. Applausi per entrambe le squadre che si sono ben comportate comunque a livello di aggressività in questa fase dell'incontro. Ancora possesso Cremona con Lessi che va da De Negri. Palla per Libegovic. Torna De Negri, tiro da tre punti per lui, sbagliato. Wow! E Bua oscura la vallata con una grande schiacciata a rimbalzo d'attacco. E poi arriva un recupero anche con la persa da parte della 1 Tels, subito timeout di Menetti che ha visto un attimo di distrazione da parte dei suoi, niente di grave, però subito ferma il gioco il coach biancorosso, tornato dopo 4 anni trevigiani a casa, perché a tutti gli effetti è casa sua, Reggio Emilia, con un grande entusiasmo, con la volontà di aprire un nuovo ciclo, una nuova era che corrisponde anche a quella di una nuova proprietà rispetto a quella che aveva lasciato, cioè quella attualmente guidata dalla presidente Veronica Bartoli, il vice Enrico San Pietro e consigliere di amministrazione Graziano Sassi. Vediamo come esce Reggio da questo time out. Nel primo vero piccolo momento di difficoltà della sua partita. Cinciarini, Diouf, Rivers, Anim e Vitali sono i 5 che restano in campo, quindi per Reggio che ha 4 punti di vantaggio, 44-40, 7-44 a giocare. Lessi adesso gioca da playmaker su di lui, Anim, con lui sempre De Negri, Libegovic, Bua e Cannon. Ecco l'uscita di De Negri, Piccarol con Bua che poi si apre, la palla va dall'altra parte dove c'è Cannon per il tiro a tre punti che è sbagliato, rimbalzo di Vitali, Cinciarini prova a spingere un po' in transizione, aspetta Rivers che gli porta il blocco e poi si apre, riceve Rivers, prova a mettere per terra contro Bua che fa un buona guardia su di lui, allora si va da Nim che torna a Cinciarini, 8 secondi, 7 secondi, Cinciarini ferma il palleggio, va da Anim che prende il floater e segna l'ottavo punto della sua partita. Reggio con pazienza, girando la palla, ritrova il canestro. Fallo di Cinciarini su De Negri che aveva messo la palla per terra, lo aveva beffato con una finta. Cambiano i Momo in casa reggiana, nel senso che esce Momo Diouf e torna Momo Faye in campo. Rimessa Cremona con 16 secondi, 46-40 il punteggio, Lacy se ne incarica, esce dal blocco di Belic che va a schiacciare perché Vitali si è schiantato sul blocco.
sesto punto per Alibegovic, che pian piano sta salendo i colpi. Faye subisce il fallo di Eboa, vai Lunetta con due tiri liberi, si arrabbia Manetti perché vuole l'antisportivo. Diciamo che in campionato questo si andrebbe a rivedere al istant replay sicuramente. Faye della Lunetta segna secondo punto della sua partita. E fa 2 su 2 Faye, terzo punto per lui, e Reggio torna avanti di 6, 48-42. De Negri per Cannon, la palla arriva a Lacy che cerca e trova Cannon, ferme palleggio e si torna a De Negri, cambio accettato la difesa e Boada 3, palla lunga che il rimbalzo premia De Negri che trova Lacy per un altro tiro da tre punti, questa volta segna Lacy. Quinto punto per lui, meno 3 Cremona, Cinciarini cerca e trova Faye che commette infrazione di passi. No, scusate, subisce fallo, subisce fallo. Già 4 falli per Alibegovic con questo fallo personale commesso, forse era un po' sfuggito alla panchina di Cremona il problema di fallo di Alibegovic. Comunque insomma stava giocando molto bene, lo rivedremo immagino nell'ultimo quarto dentro Piccoli per lui, dentro anche Crampoli per Rivers in casa reggiana. Reggio col pallone in mano, 6 minuti da giocare nel terzo quarto, 18 per l'azione offensiva. Un Cinciarini che cerca e trova Nim libero da 3 punti, questa volta segna Sakara Nim, si sblocca anche dalla lunga distanza e arriva a 11 punti personali, terzo in doppia cifra dopo Rivers e Diuffi in casa biancorossa. De Negri, pick and roll con Eboa, ferma il palleggio De Negri, cerca l'alto basso, Faye anticipa molto bene e Crampoli la ributta via senza darla a Cinciarini, brutta persa. Cinciarini poi chiede scusa a lui, al compagno. Cremona un nuovo possesso, ma era un'infrazione di campo di Lacy proprio qui davanti a noi, perlomeno la palla sembrava essere rimbalzata dall'altro campo, poco male Lacy in uno contro uno contro Faye, palleggio adesso tiro da tre, gran canestro di Lacy, ottavo per lui. Alibegovic e Lacy tengono Cremona in partita, 48-51, più 3 per Reggio. Crampoli da tre, bomba anche per lui. Bravo a reagire bene con un errore, con personalità Crampoli. Post basso di Eboa contro Faye, palla torna fuori da Lacy che è molto caldo, vediamo se tira ancora. Lacy va da De Negri, arriva la palla per la bomba di De Negri, segna ancora, si segna sempre adesso da una parte e dall'altra. Palla persa di Reggio con Cinciarini che secondo me pensava di aver subito fallo, non è così. Allora in transizione Cremona con Lacy che questa volta va un po' con calma a giocare col cronometro. Più 3 Reggio, 54-51, ancora Lacy gli attocca da dietro Cinciarina che subisce fallo, che commette fallo, scusami, e va a dire all'arbitro a lamentarsi del fallo precedente. Time out a Reggio, 4 minuti e 20 da giocare nel terzo quarto di gara, 54-51 il punteggio. Abbiamo visto una Cremona molto costante dalla lunga distanza da tutta la partita a questa parte, adesso anche con Carotti nel primo tempo, adesso con Lacy e De Negri che hanno segnato 3 bombe totali in questo secondo tempo per Cremona. Una Cremona che ha già segnato 15 punti in questo secondo tempo. Contro i 12 di Reggio. Tanti se consideriamo che abbiamo appena superato la metà di questo terzo quarto. 4 minuti e 20 infatti da giocare per arrivare all'ultimo riposo. I tre arbitri del match, Tirozzi, Terranova e Ugolini, richiamano in campo le squadre dopo la pausa. A
anche se le squadre in realtà hanno ancora qualche secondo del loro time out. Vediamo i quintetti che tornano dopo questa pausa, già ampie rotazioni per coach Menetti, anche per Cavina. Cremona si presenta al completo questa sera, nel suo esordio stagionale, con la squadra che poi giocherà insomma la Serie 2. L'unico che manca è Pecchia, che si è fatto male al ginocchio, rotto il crociato l'anno scorso, e ne avrà ancora per qualche mese prima di tornare. Pareggio da rispetto alla squadra al completo, mancano Hopkins, Robertson e Ponitka impegnati con le nazionali, Olisevicius e Strautins che sono ai box per infortunio. Eboa contro Crampelli, subisce il fallo Andrea Lunetta con due tiri liberi. Eboa ha dei lampi pazzeschi, lo dicevamo anche nel primo tempo, se riesce a trovare continuità è un giocatore veramente che in A2 può essere un potenziale crack. Comunque fuori Cinciarini e Sakaranim per la 1 Tels, tornano Stefanini e Cipolla, che a livello di intensità, al di là di qualche errore, entrambi hanno fatto molto bene nel primo tempo, fatto vedere ottime cose. E Buai Lunetta sbaglia il primo tiro libero. Resta in campo Vitali insieme a Foyer e Crampelli per Reggio. Segna il secondo libero e Bois, 8 punti nella sua partita. Cremona ha tanti giocatori che hanno segnato, nessuno ancora in doppia cifra. Meno 2 però, 54-52 per Lavanoli. Stefanini va da Crampelli che finta il tiro da 3 punti. Aspetta che arrivi Cipolla e gliela consegna. Piccarolo di Cipolla con Foyer, palla per Vitali. Tiro da 3 punti di Michele Vitali, sbagliato, ma Foyer e Crampelli, soprattutto Faye, recuperano il rimbalzo offensivo. Stefanini attacca Eboa, ferma il palleggio, tiro difficile stoppato e palla persa poi da Stefanini. Eboa in contropiede, palla alzata per Mobio che va a sbagliare perché Crampelli salta e poi Faye stoppa Eboa. Gli arbitri fischiano fallo, suscitando le proteste della panchina reggiana e anche un po' del pubblico, però ancora grande intensità da una parte e dall'altra. Terzo fallo per lui. Terzo fallo di Faye, buon ancora in Lunetta, può pareggiare. 54-52. Abbiamo visto due zompi prima di a coppie. Mobio e Crampelli prima e Bua e Faye dopo. Prima Bua aveva fatto anche una bella stoppata su Stefanini. Ed eccolo in Lunetta, di classe 2000, cresciuto una stella azzurra. Poi per lui Pesaro, Brescia, anche un'esperienza in G-League, poi ha fatto anche tante Summer League, un paio di Summer League nelle ultime estati, e adesso provo a fare una stagione da protagonista. A Cremona, 2 su 2, 10 punti, primo giocatore in doppia cifra dalla Vanoli, e parità, quota 54 a 3 minuti e 30 dal termine del terzo quarto di gara. C'è un fallo lontano da canestro. Fallo di Piccoli che ha trattenuto, credo, Michele Vitali, scusate, sì, Michele Vitali in uscita dai blocchi, infatti due, si battono il 5 adesso. Rimessa per Reggio, arriva in bonus anche Lavanoli, ne saranno liberi per la prossima opportunità per Reggio. Cipolla un po' in difficoltà, cerca l'ultimo secondo Vitali e lo trova, attacca Michele dall'altra parte dove c'è Stefanini che prende il tiro da 3 punti e lo segna. 7 punti per Stefanini, nuovo più 3 per Reggio. Bell'aiuto qua su Mobio, poi Eboa prova a schiacciare troppo forte questa volta Eboa, che ha fatto un salto impressionante, commette fallo, commette un errore, scusate. Cipolla dall'altra parte, beffato dal ferro, dentro fuori, anche con quella retina lì che non era sistemata bene. 57-54, fallo in attacco, lontano da canestro di Mobio su Vitali. Adeola per Vitali, 5. Cipolla, Stefanini, Adeola, Faye e Crampelli, il quintetto biancorosso. Gallo, Caroti, Piccoli,
Ebuà e Mobbio, quello di Cremona. Picarò Stefanini, Faye, la perde Stefanini e questa volta Ebuà in contropiede, vediamo se la fa fino in con gli effetti speciali. Cipolla litiga un po' col possesso, è l'ultimo secondo dei 24 sopra la metà campo, ma gli arbitri fischiano un fallo a Faye, un blocco irregolare. O di Cipolla, vediamo. No, il fallo è dato a Cipolla. Pensavo fosse il blocco di Faye. Vabbè, più uno Reggio, 57-56, 2:20 al termine del terzo quarto. E Carotti a gestire il possesso. Ecco Ebuà che va da Mobbio. Taglio di Piccoli che non riceve, vuole tornare da Carotti e Mobbio, fa un po' fatica, alla fine arriva al suo playmaker. Pick and roll, palla direttamente in tribuna, in prima fila. E recupera uno test che con i ragazzini in campo ha fatto una bella difesa. È bello anche vedere i veterani in panchina che provano ad incitare i giovani compagni in campo. Entra Zie per Ebuà in casa Cremona. A proposito dei ragazzini, questo ragazzone, diciamo, di Zie, 2,13 per lui. Stefanini agisce lui da playmaker. Ultimi due minuti del terzo quarto, più uno, uno Tels. Picarol con Faye di Stefanini che prova ad attaccare, si mette in proprio, torna fuori da Deola che prende il tiro da tre punti e lo sbaglia. Faye lotta, va su Crampeli anche lui, alla fine Reggio segna con un bel zompo di Crampeli, che è un altro buon atleta assolutamente, e riporta su il più qua più 3 su 59-56. Per linee esterne Carotti subito da tre punti, segna e c'è anche il fallo. E Carotti va di 3 in 3, 12 per lui. E Stefanini gli garantisce un terzo, un quarto punto possibile perché avrà l'aggiuntivo. E attenzione perché anche il quarto fallo di Gabriele Stefanini. E può fare il primo sorpasso della partita Cremona sul 59 pari con questo libero aggiuntivo di Gabriele Carotti. Lorenzo Carotti. Che segna il primo punto che non sia derivante da una bomba della sua partita. Cipolla per Stefanini, vediamo come reagisce a Reggio a questo sorpasso di Cremona. Stefanini torna da Cipolla. Piccarol con Faye. Cipolla contro Zia, attacca, tiro in avvicinamento sbagliato e rimbalzo di Piccoli. Cipolla la tocca, la palla resta lì ma la conquista Mobbio, tanta confusione in campo in questo momento. Provare a mettere ordine Carotti, ultimi 50 secondi del terzo quarto. Carotti attacca, va da Mobbio che prende la bomba, dentro fuori, rimbalzo di Faye e palla per Cipolla che va da Stefanini. Stefanini prende il tiro da tre punti e lo segna dopo aver bucato l'anticipo. Carotti gli ha lasciato spazio e lui con personalità arriva in doppia cifra anche Stefanini, 10 punti per lui contro sorpasso Reggio. Ultima azione però il terzo quarto per Lavanoli, 62-60 il punteggio. Carotti aspetta, vuole giocare più che lo con Zie, attacca a sinistra, si ferma, va ancora da Mobbio. Tiro da tre punti per lui, sbagliato, la palla è di Cremona, però poi finisce il terzo quarto. Reggio resta in vantaggio 62-60, si va così all'ultimo break. Tutto pronto per l'ultimo quarto di gioco, la palla è nelle mani della Vanoli Cremona, si riparte dal 62 a 60, più 2 per Reggio. Stefanini, Cipolla, Adeola, Diouf e Crampeli. Per quel che riguarda la 1 Tels, Piccoli, Gallo, Carotti, Zie e Mobbio. Per quel che riguarda Reggio è tornato Diouf e si fa sentire con questo bel rimbalzo che ha toccato e ha favorito il recupero di Adeola. Stefanini in transizione cerca e trova Crampeli, fa vedere Diouf in post ma non riceve, preferisce andare per linea esterna. Crampeli da Stefanini, Picarol con Diouf, Stefanini attacca. Bene, la palla per Crampeli che prende il tiro da tre punti e lo segna.
sale di colpi anche Grampri con questo tiro dalla lunga distanza che sta mostrando di avere, e arriva a 8 punti con due bombe anche lo sloveno aggregato alla prima squadra biancorossa. Si dimentica Carotti, la uno test Menetti impazzisce, anche perché è il giocatore più caldo della partita, e ritorna a meno 2 Cremona 65-63. Stefanini cerca e trova Cipolla, ritorna a Stefanini, blocco di Diouf, attacca Stefanini, vede il taglio di Adeola che fa saltare tutti ma commette infrazione di passo. Era una bella palla questa di Gabriele Stefanini. Gallo col possesso Cremona, meno due, palla in mano per la Vanoli. Esce dai blocchi Carotti, sotto per Enzie, taglio di Mobio, recupero Reggio, anche se era una bella azione questa qua della Vanoli. Tocca col piede Cremona, si resettano i 24. E rimessa per la 1 test con Alessandro Cipolla che se ne incaricherà. Vediamo tra quanti minuti Menetti rischiererà i senior. Ovviamente, come abbiamo detto, rotazioni ampie, ampie per questa prima stagionale. Controllo dei minutaggi obbligatorio dopo 10 giorni di lavoro duro, durissimo in ritiro. Diouf sotto per Adeola. Questa volta segna Adeola, che anche precedentemente aveva fatto lo stesso taglio sotto canestro molto ben fatto, gli era mancata la conclusione che è arrivata questa volta, e bravo anche Momo Diouf a dargli una bella palla, stesso taglio che fa Piccoli ora contro stesso Adeola, che però è bravo all'ultimo a chiudere in un qualche modo, a commettere, favorire l'errore dell'avversario. Stefanini per Crampli che la mette per terra, va fino in fondo, subisce il fallo di Inzie, e Andrea Lunetta con due tiri liberi. Giocatore che sta mostrando una buona esplosività oltre che il tiro da fuori. Tiri liberi per Crampeli che segna il primo. Ne avrà un altro a disposizione il giocatore sloveno, classe 95, uscito da Creighton, sì, perché ha fatto il college negli Stati Uniti, si è giocato solo in G League e in Canada per adesso nella sua carriera, quando il sogno americano. Arriva in doppia cifra con il decimo punto della sua partita e riporta Reggio avanti di 6, 69-63, 7 minuti e mezzo al termine del match. Carotti per Piccoli, aggressivo Adeola con le sue lunghe leve su di lui. Zie va da Mobio per linee esterne, esce Carotti, si torna da Mobio e torna da Carotti, la mette per terra, Reggio ruota bene, tutto sommato bene, infatti Mobio prende un tiro che si può anche concedere, e rimbalza di Reggio perché c'è un fallo di Piccoli su Adeola, e Menetti giustamente cavalca il quintetto che sta dando buone sensazioni in questo inizio dell'ultimo quarto. Cipolla e Stefanini si alternano in cabina di regia, adesso è Alessandro Cipolla a superarla a metà campo, e gli ha toccato la palla all'avversario. Stefanini vuole Diouf sotto che non riesce a ricevere, era una bella idea, ma Menetti giustamente ricorda al suo esterno un po' più di calma, un passaggio un po' difficile. Gallo col possesso per Cremona, esce Piccoli ed ecco Carotti, si gioca a pick and roll con Mobio, si chiude bene la difesa di lui, palla che va a Gallo in angolo che attacca la linea di fondo, fa saltare Stefanini, arriva Momo Diouf in aiuto, ma Gallo segna un gran canestro, primi due della sua partita qua a Reggio, aveva anche difeso abbastanza bene, più bravo l'attacco come spesso accade nella palla canestro. Cipolla perde palla, la recupera proprio Gallo che poi ferma il palleggio, va un po' in difficoltà, arriva Mobio ad aiutarlo, si va da Piccoli, nell'angolo Carotti, tacca Stefanini, palla per Mobio, la palla resta lì, la recupera Diouf che poi si ferma. Stefanini questa volta va con calma,
pick and roll con Crampelli, attacca Gabriele, si ferma, deve tornare fuori da Crampelli ma commette infrazione di campo. Mancava anche pochi istanti, mancavano pochi istanti al termine dei 24 secondi. Esce Crampelli, torna Rivers ed esce Cipolla e torna Cinciarini. Cinciarini, Stefanini, Rivers, Tiuf e Adeola per Reggio. In campo, guardiamo gli ultimi cambi anche di Cremona. Mentre guardavo anche Cavina e Menetti, entrambi che stanno parlando con il tavolo, non so per che cosa, penso per chiarirsi su una situazione precedente. Allora, ricapitoliamo il quintetto anche di Cremona, che ha in campo Carotti con Ebois, Lacy, Mobio e Piccoli. Tornerà anche a Nim per Reggio la prossima opportunità. Carotti ribalta il lato, va da Lacy, su di lui Cinciarini, bravo in difesa, 4 secondi per Lacy che si butta dentro, prende un tiro molto difficile buttandosi indietro, lo sbaglia, lotta Stefanini ed è bravo a conquistare il pallone e va da Diouf in contropiede, Diouf però inciampa e prende un pestone da Mobio, direi proprio gli ha fatto lo sgambetto senza volere Mobio, se no l'avrebbe presa questo pallone, ha preso un brutto pestone Momo Diouf, però mi sembra tutto a posto. Fuori Stefanini con Menetti che lo rimprovera per qualche azione un po' troppo temeraria, ma 10 punti per Stefanini, un ottimo impatto per lui fino a questo momento sicuramente. Torna Sakaranim, Carotti per Piccoli che ritrova il suo playmaker, esce Lacy, torna Carotti, pick and roll con Ebois, prova a spezzare il blocco, commette fallo Diouf, ma Reggio era ancora a zero falli di squadra quando siamo a metà dell'ultimo quarto. Ora il primo di Reggio, 69-65, calate un po' le percentuali, il numero di canestri realizzati in questo finale di gara, si inizia a far sentire un po' la stanchezza, è normale che sia così, prima amichevole stagionale per entrambe le squadre, lo ricordiamo. Diouf facciate cambio con Carotti, ma la palla va da Mobio, si vuole andare in post basso da Ebois contro Adeola. Adeola prova a mettersi in fisico, scadono i 24, non è buono il canestro di Ebois, buona difesa di Reggio. Vediamo se c'è un time out, è così. Time out è di Demis Cavina su Avanoli Cremona. 69-65 il punteggio. 4-52 al termine del match. In doppia cifra per Reggio, Anima 11, Rivers a 10, Crampelli a 10, Stefanini a 10 e Diouf a 12. Per Cremona Ebois a 12, 16 di Carotti. Poi ci sono 8 punti per Cannone Lacy, 6 per Alibegovic, 7 per De Negri, 4 per Mobio. Ci avviciniamo alle fasi conclusive di questa prima amichevole stagionale della pallacanestro reggiana qui al Palasport di Castelnuovo Monti, una bellissima cornice di pubblico, abbiamo già detto che promette bene in vista del ritorno al Palabigi, una partita anche equilibrata con Cremona che gioca in A2, una A2 molto ambiziosa, squadra che si è presentata al completo e ha fatto un'ottima impressione finora, a conferma delle ambizioni appunto di vertice del campionato cadetto per la neoretrocessa Vanoli Cremona. Reggio che si presenta largamente rimaneggiata, però già con ottimi segnali da alcuni dei suoi giovani e anche dei suoi veterani o comunque dei suoi nuovi acquisti, veterani per modo di dire, perché Anima un 97, Rivers un 98 per fare due esempi, e in attesa che la squadra si completi con gli arrivi di Cassius Robertson, Matteus Ponitka o Mikel Hopkins, anche la conferma di Mikel Hopkins. Oltre ai due infortunati, Olisevicius e Strautins, che sono qui in parterre a vedere la partita, vogliosi, speranzosi di tornare al più presto. È tornato anche Vitali in campo per Reggio. Anima attacca fuori per Diouf che perde palla, la recupera Piccoli che va sotto in contropiede da Ebois che va a schiacciare.
ne ha fatte Boadi schiacciate stasera. 14 punti per lui, 69-67, sempre più due Reggio adesso con Vitali che prova ad attaccare De Negri, vuole a tutti i costi il fallo, invece gli arbitri fischiano fallo in attacco a Michele Vitali. Un po' di perplessità per questo fischio sia tra il pubblico che in banchina reggiana, ma il possesso torna alla Vanoli. Lessi, possesso il pareggio con un gioco a tre punti e il sorpasso addirittura per la Vanoli. Ecco Mobio, Vitali aggressivo per linee esterne, commette fallo. Un po' di agonismo anche tra Vitali e De Negri in questo finale, e va bene, ci sta, nessuno vuol fare un passo indietro. C'è un cambio per fuori Diouf, dentro Faye per Reggio. Rimessa Cremona. Palleggia il tiro di Lessi che segna. 10 punti per lui. Parità quota 69, finale in volata, 3 minuti e 55 a giocare. Cinciarini. Picarocco Rivers che si apre, non riceve, aspetta che arrivi il Picarone anche con Faye, gliela tocca Piccoli, palla torna al player reggiano, 8 secondi a giocare. Rivers finta il tiro a tre punti, batte per terra, palleggia, resto tiro, gran canestro di Nate Rivers. Gran canestro di Nate Rivers. 12 per lui, era anche un momento importante, tra l'altro la partita riporta al più 2 a Reggio e si scalda un po' il finale, bello anche che ci sia agonismo, ti piace molto. E Bois ancora fino in fondo. Vai Lunetta con due tiri liberi. Fallo personale di Faye. Per il fallo di Faye. Time out. Manetti chiama un altro time out. Non ho tenuto il conto, ma penso che gli allenatori si siano messi d'accordo anche per avere un time out in più a testa, visto che ne stanno giustamente chiamando tanti, un po' perché le cose da dire sono tante, un po' perché dare qualche minuto di riposo in più ai giocatori anche durante lo sforzo in questa prima fase della stagione è fondamentale, lo scopo di prevenire da qualsiasi tipo di problema fisico. E quindi 3 minuti e 22 al termine del match, Reggio avanti 71-69, ma Paul Bois avrà due tiri liberi. Dopo la pausa. E 22 da giocare. Ci riprende con i due liberi per Paul e Bois. Ecco i due liberi di Bois. Che segna il primo, 15 punti per lui. Avrà un altro a disposizione. 16, scusate, col 2 su 2, parità, quota 71. Cinciarini, Piccarol con Faiesce, Vitali, piede a posto, da tre punti, sbaglia Michele, rimbalzo di De Negri, che va con calma a gestire il possesso dei suoi quando si entra negli ultimi 3 minuti di gara. Fallo in attacco di Alibegovic con Vitali, che lo subisce. Ah, forse era il blocco di Ebuà il fallo, non di Alibegovic, ecco. Infatti Vitali si era aggrappato ad Alibegovic proprio perché stava scivolando dopo il contatto con Ebuà.
Rimessa a Reggio 71 pari, 3 minuti, 2.59 per la precisione, per finire questa prima amichevole stagionale con il rischio overtime addirittura. Cinciarini consegna a Rivers che gli ridà in mano. Cinciarini, Picarol con Faye, tacca, riceve, Momo Faye va a schiacciare sul bel assist del capitano. Più due a Reggio. Adesso si fa sentire anche il pubblico con Cremone attacco con De Negri. Palleggia, resto tiro da tre, sbagliato. La palla è di Reggio con Rivers. Tutto buono secondo gli arbitri. Poi alla fine arriva il fallo di Mobio, che aveva trattenuto e come Rivers. Poi Rivers aveva comunque stoppato il tentativo di Cremona. L'anno scorso miglior stoppatore della Lega Adriatica, Nate Rivers. Possesso Reggio, più due palle in mano, 2 minuti e 20 al termine del match. Rimessa 1 a Andrea Cinciarini, e chi se no a gestire il possesso. Riceve Rivers, va dal suo playmaker, ancora il picarol con Faye. Palla per Vitali, prende il tiro da tre punti, Michele Vitali, corto, Anim vola, anche Faye, la palla è di Reggio. Che balzo ha fatto saccare Anim. Cinciarini, ancora il pick and roll, da tre punti, sbaglia ancora, ma ancora Reggio lotta e Anim la conquista e poi va su e sbaglia, Faye. Insomma, l'intensità non manca, tutti in piedi per applaudire i biancorossi. Alla fine è uscito un fallo di Lacy, non vediamo se su Anim o su Faye, e soprattutto se sono tiri liberi. Il fallo è su Anim e sono tiri liberi di saccare Anim. Torna Caroti per la Vanoli, vediamo per chi. Entra Caroti, dice Mobio. Per Mobio, abbassa il quintetto, quindi per questo finale coach Demi Scavina. Alla fine i liberi sono di Faye, infatti mi sembrava strano fossero di Anim, anche se è successo di tutto sotto quel canestro, compreso un paio di zompi tra Faye e Anim impressionanti. 73-71 Reggio, 1.53 da giocare, due liberi per Momo Faye. Che sbaglia il primo e ne avrà un altro a disposizione. Uno su due per Faye. Reggio mette un possesso pieno di vantaggio, 3 punti, 74-71. Un po' di difficoltà a rimettere la sfera per Lesi, che aveva Nim infilato nei pantaloncini. Poi alla fine Carotti supera la metà campo. Possessi chiave questi da qui alla fine per decidere questa prima amichevole stagionale, che non conta niente, ma nessuno vuole perdere, giustamente. Questa cosa ci piace molto. Alibegovic fuori da Abua, recupero di Cinciarini e Rivers. Possesso Reggio, pick and roll, Cinciarini, Rivers, Cincia prova ad andare fino in fondo, va da Nate che è libero per la bomba, che è sbagliata, ma Anim prende un altro rimbalzo in attacco. Michele Vitali attacca fino in fondo in angolo, Rivers torna da Cinciarini che attacca, recupero di Alibegovic. Scaduti 24. Sì, scadono i 24, non era in tempo il tiro di Cinciarini. Anche queste dinamiche di controllo del cronometro, tutto ovviamente sono da collaudare anche queste, perché poi in allenamento è vero, giochi col cronometro, ma poi quando c'è la partita è tutto diverso e bisogna riabituarsi. Fatto sta che la palla è di Cremona, Cavina chiama timeout. 1 minuto e 3 secondi da giocare, 74-71 per Reggio. Un ultimo quarto fino a questo momento da 12-11 per la 1 Hotels. Dopo un terzo quarto da 24-20.
sono calate un po' le percentuali, le realizzazioni, come normale che sia, si fanno sentire i carichi sulle gambe di questa fase di preparazione. Ricordiamo un minuto al termine, 1:03 per la precisione, 74-71 il vantaggio per la Unotels, 3 lunghezze di vantaggio della formazione di casa, con il possesso però nelle mani della Vanoli Cremona. Dopo il time out tornano in campo le squadre. Per Reggio ci sono Cinciarini, Rivers, Vitali, Anim e Fayet. Per la formazione di Cremona vedo De Negri, vedo Lacy, Ali Begovic, Carotti e Eboa, quindi quintetto piccolo per la Vanoli, con Eboa da 5 e uno tra Ali Begovic e Lacy da numero 4. La rimessa si fa dal fondo e non dal lato, così decide Cavina, che può decidere dove fare la rimessa quando chiama questo tipo di timeout, da metà campo o da fondo campo. E allora Carotti, entriamo nell'ultimo minuto di questa sfida, più 3 Reggio, palla in mani Cremona con Lacy ora. Su di lui Sakaranim in marcatura o individuale, Lacy attacca fino in fondo, la palla per Carotti, fallo di Cinciarini e saranno due liberi per Lorenzo Carotti. Fallo personale di Andrea Cinciarini, terzo fallo per lui. E per un non nulla Cinciarini non ha recuperato palla, poi lì ovviamente con Carotti che l'ha ricevuta in una posizione di svantaggio e ha provato a recuperare in maniera però fallosa. Torna in campo Mobio per Alibegovic, quindi rimette due lunghi in campo Cavina e Carotti in lunetta. Il primo è segnato. E così anche il secondo. Meno 1 Cremona, più 1 Unotels, 74-73, 38 secondi al termine del match. Cinciarini sotto per Fayet che non la controlla e la palla torna nelle mani di Cremona. Rientra Libegovic in campo. E Cremona ha una rimessa importante per andare avanti nel punteggio, un possesso per parte per chiudere questa sfida. Prova a vincerla la Vanoli con la palla per Ali Begovic. Mettiamo un timeout in caso di realizzazione degli avversari. Carotti per Lacy che la perde, la recupera Nim. Contropiede Nim per Fayet che questa volta invece la schiacciata la fa e inchioda al ferro il suo 8° punto personale. Riporta Reggio più 3 e chiama time out Cavina. Ma qui il merito è quasi tutto di Sakaranim, che prima ha rubato palla al palleggio a Lacy, poi è andato in contropiede al momento giusto, l'ha data a Fayet che non poteva fare altro che inchiodare la schiacciatona. 76-73 il punteggio, 14 secondi a giocare, non è finita assolutamente perché Cremona ha la palla in mano e 14 secondi per provare a pareggiare questa partita. Sarà interessante vedere anche la scelta di Menetti perché siamo in prestagione, quindi la logica direbbe magari che si difende e si pensa più che altro ad allenare la difesa in una situazione così e non prendere un canestro da 3, ma si può anche invece allenare situazioni di gioco e commettere fallo e mandare in lunetta per non farsi allenare tra gli avversari. Non lo so, vediamo. I correnti di pensiero sono ovviamente molteplici e il precampionato serve anche a questo, ovviamente, anche per allenare quelle situazioni che difficilmente in allenamento riesce a replicare. 14 secondi e 5 decimi al termine del match. La palla nelle mani di Cremona, Reggio però avanti di 3 lunghezze, 76-73, ritorna in campo con i soliti 5 che sono in campo da qualche minuto a questa parte, Cinciarini, Anima, Vitali, Fayet e Rivers.
Carotti, Alibegovic e Boa, Lessi e De Negri, quintetto piccolissimo invece, pieno di tiratori per Lavanoli. Esce, riceve Lessi, palla per Carotti. Fallo di Cinciarini, che lo ha voluto commettere questo fallo. Quindi due liberi per Carotti. 12 secondi da giocare, poi sarà palla reggiana. Carotti non sbaglia, 19 punti per lui, gran partita per adesso di Lorenzo Carotti. Adesso inizierà un po' il valzer dei tiri liberi. Carotti segna il secondo. Altro time out. Allora ricapitoliamo la situazione, i secondi da giocare sono 12. Come inquadra la nostra telecamera, 76-75, un punto di vantaggio per la 1 Hotels, che avrà anche la palla in mano. Quindi Reggio ha deciso di spendere fallo, come dicevamo in precedenza, quindi di concedere massimo due punti a Cremona e di scegliere di avere la palla in mano. Ora ovviamente Cremona non potrà fare una difesa normale, se proverà a recuperare palla dalla rimessa, e se non ci riuscirà sarà costretta a commettere fallo provando a scommettere sulle percentuali ai liberi dei biancorossi. Partita che sta durando molto anche per via dei tante interruzioni con i tantissimi time out chiamati dagli allenatori. Come dicevamo, una scelta voluta anche proprio per il momento della stagione. Tornano in campo le due squadre, rimessa per Reggio è da metà campo, questa è la scelta di Manetti, cioè nella metà campo offensiva, diciamo così. Crampelli al posto di Faye, immagino per mettere un tiratore di tiri liberi un po' più affidabile a parte coach Manetti, e Cinciarini a fare la rimessa. Esce Anim, esce Vitali e riceve Michele, che subisce fallo. Reggio è andato da chi voleva, da dove voleva andare, e cioè da giocatore che almeno sulla carta ottime percentuali di tiri liberi come Michele Vitali. Tiri liberi di Vitali che fanno segno almeno nella prima circostanza, ne avrà un altro a disposizione Vitali. Infallibile Vitali, 2 su 2 per lui, e ancora time out della Vanoli. 78-75, torna al più 3 a Reggio. Sì, non ci sono così tanti time out nelle partite normali, se ve lo state chiedendo è una scelta voluta dai due allenatori quella di non darsi un limite di time out, perché è confacente anche alla necessità del periodo di allenare. Undici secondi allora da giocare. Dopo questo ennesimo time out le squadre tornano in campo e la situazione è la stessa identica di prima. Reggio può difendere o può far fallo. Prima ha scelto di far fallo, vediamo cosa sceglie adesso. Ovviamente Cremona ha due scelte: o andare per due punti veloci e poi commettere fallo, o per provare a tirare da tre per pareggiare, come stava tentando di fare nell'azione precedente prima che Cinciarini commettesse fallo. Rimessa di Carotti, esce Lacy,
ancora Carotti, bel aiuto di Crampelli, Carotti da metà campo, chiede scusa perché ha tirato da metà campo per pareggiare, ma la palla l'hanno presa anche il fermo, era veramente a metà campo, ancora 5 secondi e 9 Carotti, però evidentemente se la sentiva, era con 20 punti è il miglior realizzatore dell'incontro fino adesso, ci ha provato Lorenzo Carotti. Rimessa per Vitali, vediamo se fa fallo Cremona, fa fallo. Adesso la situazione però è molto più favorevole a Reggio, perché con 4 secondi e 7 decimi da giocare e 3 punti di vantaggio, diciamo che tendenzialmente Vitali, se segna un libero almeno uno e mette quindi due possessi tra le due squadre, avvicina molto la sua squadra al successo. In lunetta Michele Vitali. Il primo è corto, quindi ci lascia un po' di suspense. Michele Vitali. Sarà un altro però a sua disposizione. Questo segnato. 9 punti per Vitali. Carotti. Da metà campo ancora. Questa non entra come la precedente, allora finisce qua 79-75. La 1 Tess sconfigge la Vanoli Cremona dopo una bella prima amichevole stagionale qui a Castelnuovo Monti. 20 punti di Carotti e 16 di Eboa da una parte, 12 di Rivers, 11 di Anim, 10 di Crampelli e Stefanini e 12 di Diouf dall'altra. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche in diretta sui nostri canali social. La linea può tornare alla regia. Da Davide Draghi è tutto. Grazie e arrivederci.